L'Associazione Amici della Terra è impegnata, è entrata nel suo 11° anno di età ed è impegnata ad essere attenta nel limite delle sue capacità, però siamo molto attenti a tutto quello che accade attorno al lago, soprattutto sotto l'aspetto quantitativo, per la difesa della quantità delle acque. La qualità è molto importante, è un aspetto molto particolare, ma in quanto associazione no profit noi per il momento ci siamo specializzati, diciamo così, dedicati alla quantità, alla difesa dei livelli. E recentemente c'è stata anche una nostra segnalazione il 18 gennaio a tutte le autorità competenti, perché erano avvenuti dei lavori che incredibilmente avevano interrotto il deflusso minimo vitale, probabilmente per mancanza anche di vigilanza, di chi doveva vigilare, o non sappiamo ancora dirci con precisione, non lo sappiamo ancora, lo sapremo, presumiamo, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, come è potuto accadere questo, perché ci sono stati eseguiti dei lavori per posizionare un sifone di un collettamento fognario che attraversava l'alveo all'incile dove inizia il fiume Chiese emissario del lago d'Idro. È stata realizzata una tura e per alcuni giorni, per un giorno e mezzo almeno, è mancato il deflusso minimo vitale, è stato proprio interrotto, e per alcuni giorni non è stato ripristinato secondo la legge. Ma e noi abbiamo fatto noi abbiamo fatto la segnalazione, era doveroso da parte nostra, e non abbiamo la risposta che ci diede il 25 gennaio a 2A. Diciamo che, come poi noi abbiamo dato la nostra replica, di fatto ammetteva che c'è stato un problema, o non specificava in questi aspetti qua, specificava i passaggi autorizzativi, però noi abbiamo chiesto ulteriori chiarimenti e confidiamo di riceverli. I prossimi appuntamenti sono il quarto rapporto annuale, che è quella assemblea pubblica nell'aula magna dell'Istituto Scolastico Superiore di Idro in via per Treviso. E quest'anno sono ospiti il professor Maurizio Sidigardi, già ecologo fluviale, già docente all'Università di Trento, e il professor Alessandro Muraca, ingegnere, docente all'Università di Brescia, e la Presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto. Noi con questi tre relatori spiegheremo bene che cosa accade quando si utilizza un'escursione superiore a quella che può essere un'escursione naturale, ecco, e quando si fanno dei prelievi abnormi, e quando si interrompe il deflusso minimo vitale, che danni avvengono. Sono dei danni, come ci spiegherà il professor Sidigardi, che partono da dove accade questo fatto e si trascinano fino al mare.